Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Il CTS si riunisce oggi per decidere eventuali modifiche ai tempi di quarantena, in particolare per i vaccinati venuti a contatto con positivi. Le regioni chiedono di azzerarle, specialmente per chi ha fatto la terza dose. Brunetta auspica un super green pass per tutto il mondo del lavoro pubblico, privato ed autonomo. Nuovo record di casi, sono 78.313 con 202 morti, ma oltre 1 milione i tamponi fatti. Boom di contagi in 4 regioni, Lombardia, Lazio, Piemonte sono sulla soglia di allerta per occupazione di posti negli ospedali. Manovra, il governo pone la fiducia attraverso il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, ha posto la fiducia sulla manovra alla Camera, l'ok definitivo è atteso per giovedì. Ancora una tragedia sul lavoro al centro di Roma, un operaio di 52 anni italiano è morto dopo essere caduto da un'impalcatura in via Merulana, inutili i soccorsi. Madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni alle porte di Milano, dove vivevano in pratica autorecluse. La drammatica scoperta dopo la segnalazione di conoscenti che avevano tentato di chiamare le due donne per gli auguri di Natale. Crisi Ucraina, i 10 colloqui fra USA e Russia, ci sono segni di disgelo dopo i toni molto forti dei giorni passati. Negli USA si contano oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto all'inizio della pandemia. Solo a New York il tasso di positività medio negli ultimi 7 giorni è quasi al 20%. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.